Ciao a tutti amici, era impossibile fare questo video prima perché parlare a caldo e senza aver magari nemmeno sentito le dichiarazioni di Allegri post partita poteva essere brutto e soprattutto sbagliato. Quindi provo ora, dopo essere tornato a casa in treno, dopo aver riguardato tutto quello che è accaduto, ascoltato quello che aveva da dire Allegri, a mettere in gioco tutto me stesso. Premessa, sarà un video molto lungo. Video molto lungo, c'ho qui di fronte a me tutte le cose che mi sono scritto durante il viaggio. Io questo video l'ho già girato in treno, ora lo devo girare effettivamente di fronte alla telecamera. Vi dico subito una cosa: se cercate insulti, chiudete il video, non ci saranno, assolutamente. Quindi Allegri è un coglione, Agnelli è un coglione, questo è un coglione, non ci saranno. Se invece state cercando delle critiche costruttive, anche pesanti, senza trattenere niente, perché non mi è mai andato di trattenere, di censurare qualcosa, quando c'è da dire le cose le dico chiare, secche, tonde, senza girarci intorno, ecco, allora questo è il video che fa per voi. Siete liberi, fate assolutamente quello che volete. Prima di tutto vi chiedo un mi piace di supporto, ma sono sicuro che questo video andrà benissimo, come quelli che sono andati benissimo prima di questo. Di questo ovviamente vi ringrazio, ma nei momenti difficili andiamo sempre a chiuderci insieme ed è forse anche la cosa più bella di quello che abbiamo creato, di quello che qui sono riuscito a costruire negli anni su internet, una community che ama la Juventus e che l'ama ancora di più quando perde, quando c'è bisogno di far sentire un po' di amore nei confronti di questi colori. E quindi sono veramente contento di voi e di questo vi ringrazio tanto. E vi invito a scaricare OneFootball, il link per farlo è qui sotto in descrizione, dove potrete anche leggere le parole che andremo ad analizzare di Allegri e prepararci per la sfida alla Salernitana, che se sarà importante, è vero, però oggi faccio un po' fatica a pensare al campionato, sono sincero. Abbiamo preso un pugno, ancora. È il quarto anno che prendiamo un pugno contro una squadra che sulla carta è più scarsa di noi. Possiamo eventualmente togliere l'Ajax da questo discorso dell'ultimo anno di Allegri, se vogliamo farlo, se no possiamo tenerlo. Sicuramente negli ultimi 3 anni è una certezza. Siamo usciti agli ottavi e non abbiamo imparato nulla. Cioè noi continuiamo a uscire agli ottavi contro squadre che sulla carta sono inferiori a noi, agli ottavi, sempre 3 anni di fila, non abbiamo imparato nulla. Non abbiamo imparato nulla. E queste serate fanno la storia. Ragazzi, queste sono serate che fanno la storia. E cambiano gli umori, cambiano i giudizi, cambiano le percezioni, cambia tutto. Le serate come questa, la Champions, cambia tutto. La valutazione che hai cambia. Queste sono serate che fanno cambiare. In 3 anni, con 3 allenatori diversi, abbiamo avuto 3 esiti uguali. Con Ronaldo senza Ronaldo, con Chiesa senza Chiesa, con Vlahovic senza Vlahovic, con Rugani senza Rugani, con De Sciglio senza De Sciglio, con Locatelli senza Locatelli. Puntate il dito su chi volete, trovate un colpevole, giochiamo a Cluedo, fate il nome che volete, non è importante. Tanto in 3 anni, con tante cose diverse, abbiamo ottenuto sempre lo stesso risultato. E cioè, usciti agli ottavi di finale di Champions, in casa contro una squadra che assolutamente non dovevamo avere neanche un dubbio sul passaggio. E dice succede una volta e succede 2 volte, 3 volte, 4 con l'Ajax. Allora ragazzi, qui non stiamo più par stiamo parlando di costante. E se negli ultimi 3 anni esci 3 volte agli ottavi di Champions, allora probabilmente questo è quello che ti meriti. Questo è quello che ti meriti allora a questo punto. Dirò una cosa che deve rimanere scolpita. Allegri ha scritto importanti pagine di storia per la Juventus, l'ha fatto, è diventato un allenatore importante per la storia della Juventus, si è guadagnato questo status per quello che ha fatto effettivamente anche in serate come questa di Champions, che sono quelle che, come dicevo, cambiano gli umori, perché io ero il primo che quando arrivo Allegri non ero soddisfatto perché non mi piaceva, poi mi ha dimostrato che, e allora mi sono ricreduto. E allora mi sono ricreduto perché questo fa le persone intelligenti, non seguono un'idea loro fissa, ma in base a quello che accade fanno. Ma se Allegri queste pagine le ha scritte nel passato, non significa che, dato che le ha scritte allora, all'epoca, allora adesso va tutto bene. Perché ora è il presente. Il passato è una cosa, rimane lì, non lo tocca nessuno. Ora è il presente. Il presente. E bisogna concentrarsi sul presente. Perché per meritarsi il futuro bisogna migliorare nel presente. Qualche settimana fa vi facevo il discorso sulla fiducia sugli allenatori, no? Del perché Sarri, Pirlo, Allegri, della concezione popolare.
la fiducia sta iniziando a calare anche nei confronti di Allegri. Penso che sia normale, perché di fronte a serate come questa la fiducia cala per forza di cose, perché tu non è che sei uscito e basta, tu sei uscito in casa, perché non è che posso mettere nel calderone ad Allegri l'uscita con Sarri e Pirlo, lì Allegri non c'entrava una fava, quelli erano altre colpe, altri colpevoli, altri Cluedo. Quella di ieri sera non è che sei uscito e basta, sei uscito con 3 gol di scarto in casa tua col Villarreal, che è la 7ª forza del campionato spagnolo. 3 gol ti ha dato in 15 minuti. Ora, cerchiamo di capire quelle che sono le colpe di Allegri, perché questa non è la pagella di Allegri, lo dico subito, metto il voto in evidenza, per me Allegri voto 4, ma ci arriviamo, perché? Perché da sempre c'è il discorso di spartirsi le colpe, dirigenza, giocatori, allenatori. Io dico che la dirigenza, secondo me, aveva delle grosse colpe pre-mercato invernale, grosse, poi va a prendere Vlahovic, va a prendere Zaccaria, cede Bentancur e Kulusevski, che non sono più giocatori nel progetto Juve, anche lo stesso allenatore non vedeva più, e quindi la dirigenza si va a togliere una gran parte di colpa, dove secondo me era la principale colpevole, perché in tanti anni l'unica costante che c'era era la dirigenza, che continuava a cambiare e magari non dar nemmeno la squadra. Non possiamo far passare l'alibi che la squadra è scarsa. Questa squadra non è scarsa, ragazzi, mettiamoci nella testa che questa squadra non è scarsa. Questa squadra aveva bisogno di un centravanti? È arrivato a gennaio ed è arrivato il miglior centravanti che potevi andare a prendere sul mercato, perché gli altri non si muovevano? Questo era in assoluto il miglior investimento che potevi fare. Hai aggiustato, e a questo centravanti vanno dati i palloni, perché anche ieri sera mezzo pallone ha toccato Vlahovic su un'azione costruita, mezzo pallone, preso la traversa, e tocca una partita? Allora non è solo colpa di Vlahovic, allora bisogna cercare di giocare per fare in modo che Vlahovic vada a finalizzare, e questo passa ovviamente da come viene preparata la partita dall'allenatore. Ma ripeto, ci arriviamo. Ora il dito va puntato sui giocatori, che probabilmente sono stati fragili nel fine gara, ma soprattutto da Allegri, perché da un allenatore simile, e per simile intendo con uno status importante, che si è costruito appunto il discorso che facevamo prima, è un allenatore nel quale devi aver fiducia, perché se la Juventus va a prendere Allegri e gli dà 7, 8, 9 milioni quelli che sono per 4 anni, significa che c'è fiducia, che sta calando, ribadisco. E allora da Allegri devi per forza pretendere certe cose, perché se non le pretendi da uno come Allegri, da chi le pretendi? Le pretendi per forza di cose da qualcuno in cui la fiducia ci deve essere, e che viene riconosciuta anche a livello economico come allenatore da top team europeo. E ci arriviamo. Io non faccio mai il processo alle dichiarazioni, ma in serate simili mi girano i coglioni a sentire certe cose. Mi girano veramente i coglioni, e quindi per forza di cose devo tornare sulle parole di Allegri post partita, perché non si poteva fare questo video senza aver prima ascoltato le dichiarazioni di Allegri. Io ieri sera non le avevo sentite per ovvie ragioni, ero allo stadio tutte. A Prime Allegri dice, parla di avversari che si mettono bassi dietro la linea del pallone e non vengono più su. Sì, ma quante volte lo facciamo noi? E quindi se si mettono bassi e non vengono più su, non abbiamo un modo per stanarli? Non c'è? Quindi, tradotto, se qualsiasi squadra adesso si mette tutta bassa dietro la linea del pallone, le perdiamo tutte? Questo è quello che ha detto a Prime, e ci sono rimasto abbastanza male. Paradossalmente abbiamo fatto una buonissima partita, ottima nel primo tempo, che diventa buona perché nel secondo invece non hai dato continuità. Ma il fatto di aver fatto un ottimo primo tempo, per quanto mi riguarda, non è una colpa. Anzi, non è un merito, è una colpa. Perché non le abbiamo mai fatte queste partite fino adesso? La risposta che mi viene da dare è: probabilmente Allegri non ha mai ritenuto la squadra idonea, non pensava che potesse avere le capacità di fare questa partita, e magari ora sta vedendo qualcosa di diverso, o magari ora lui si è convinto di farla. Ma se non le abbiamo mai fatte, per mille motivi che io non so, perché per forza di cose non lavoro dentro la Juventus, non lavoro con Allegri, non so niente di quello che è, ma perché dobbiamo farla nel momento più delicato della stagione? Non è un merito aver fatto un ottimo primo tempo, è una colpa. Perché la Juve di ieri sera, dei primi 45 minuti, ma che cosa le vai a dire? Che purtroppo non ha buttato il pallone dentro. Io dopo il primo tempo di ieri sera, ragazzi, ero galvanizzato, ho detto, beh, stasera ragazzi ci divertiamo, stasera adesso nel secondo tempo torniamo dentro, risuoniamo lo stesso spartito, quanti ne facciamo? Almeno uno? Forse due? Perché per adesso ci è andata male, non è entrata. E allora perché poi non diamo continuità anche nel secondo tempo? O allora perché spingiamo forte nel primo per poi afflosciarci nel secondo? Sappiamo che è la fine della partita, che importa. Questa cosa mi manda nei matti. Per quale motivo? Sono cose a cui non do una risposta, non riesco a dare una risposta normale a questa domanda, a questo dubbio che mi affligge. Allora perché non fare magari un primo tempo un po' più tranquillo e un secondo di dominio come è stato il primo? Volevamo chiuderla subito? E se non la chiudiamo andiamo fuori?
da un allenatore appunto esperto, pagato, con un palmarès vincente, con una storia come Allegri, io queste cose non me le posso aspettare, non me le posso aspettare, è impossibile aspettarsele, non ha senso. Post partita, Allegri ti parla dell'episodio, no? Una partita equilibrata, risolta l'episodio. Sì, ma lo devi sapere. Allegri, dal giorno che è tornato, partita con l'Udinese, ti parla dell'imprevisto, la gestione dell'imprevisto. E io ve l'ho detto anche l'altro giorno, siamo sicuramente migliorati nella gestione dell'imprevisto. Ma non è che siamo dei fenomeni, non siamo dei campioni. Quando l'altra sera con la Sampdoria, alla fine della partita, vi dico, ragazzi, sì, certo, sono contento, risultato benissimo, abbiamo vinto 3-1, fantastico, ci servivano i tre punti. Però ci siamo dati da soli la mazzata sui piedi, eh? Abbiamo dato alla Sampdoria la possibilità di tornare dentro la partita. E poi Szczęsny ti para il rigore, e poi la deviazione, per fortuna Locatelli alza la testa, becca Morata e facciamo gol, perché alla Sampdoria abbiamo regalato. E un conto regale alla Sampdoria, un conto regale al Villarreal. E difatti quello era, per me era già un campanello d'allarme, la partita prima del Villarreal. A me giravano i coglioni avere dato la possibilità di far tornare la Sampdoria dentro. Poi ovvio, mi porta a casa la partita, il risultato, quello è sempre quello che conta per quanto mi riguarda. Però attenzione che dentro la partita ci sono i campanelli d'allarme, eh? Ed eccoci qua. Poi Allegri dice, un conto avere l'ambizione, un conto essere realisti. E però qua parlavano di finale, non di un ottavo di finale, e col Villarreal è perso in questo modo. Perché lo ribadisco, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, facciamo un gioco che non esiste, se le partite durassero 70-75 minuti, quindi poco prima del fischio del calcio di rigore di Rugani, banalmente, e ripeto, è un gioco perché non funziona così, ma banalmente, quale sarebbe stato il vostro giudizio? Che in campo c'era una squadra che era la Juventus e Villarreal non c'era mai stato, no? Questo è il giudizio nei primi 75 minuti, giusto? Questo è, per forza di cose. Però, c'è un però, se poi non la butti dentro, te la buttano dentro quegli altri. Perché c'è l'episodio, perché non sei bravo a gestirlo, perché non sei stato in grado di chiuderlo. Però le partite non durano così, il calcio non va analizzato così. Non è che se hai meritato, allora... No, non succede niente. Non succede niente, ma ancora, ci arriviamo qua. Allegri dice, non c'era un divario tecnico altissimo tra noi e loro. Io invece sì, l'ho visto incredibilmente. Ma sulla carta, banalmente, i costi di gestione, la storia delle squadre, lo status, il pronostico, ma tutto, ragazzi, tutto pendeva a parte Juventus. Non possiamo dire una roba del genere, cioè è assurdo dire che erano due squadre simili. Non è vero, non sono due squadre simili, la Juventus è una roba, il Villarreal è un'altra, ma non diciamo, ma per l'amor del Signore, ma non è vero. Allegri dice, la squadra non ho da rimproverare tanto, testa al campionato, riviniamo il lavoro di tre mesi. E qua arriva invece il punto davvero che mi ha fatto girare i coglioni, perché questa cosa mi ha fatto girare i coglioni. Non dimentichiamoci che prima abbiamo parlato di tre allenatori diversi. Sarri, Pirlo, Allegri. Sarri e Pirlo hanno pagato, eh? Sarri e Pirlo hanno pagato con la panchina l'incapacità della gestione di questa squadra a questi livelli. Perché sono usciti agli ottavi. E perché in campionato non hanno dato continuità al dominio. Sarri sì, il campionato l'ha vinto, ma oioi. Pirlo neanche quello, e hanno pagato. Discorso di fiducia, quello che volete, investimenti, non lo so, non ne ho idea. Arriveremo alla fine di questo video a farci la domanda vera e propria, quella scomoda, quella grossa. Però Sarri e Pirlo hanno pagato, eh. Sarri e Pirlo hanno pagato per questa cosa. E lì non ci arriviamo a questo livello di Sarri che mi ha fatto girare i coglioni, col c'ho fame, voglio andare a mangiare, lì inarrivabile. Ma anche Allegri che mi dà questa risposta mi fa girare i coglioni. Mi fa girare i coglioni. Vi faccio un parallelismo con Pirlo. Pirlo, usciamo col Porto, va davanti ai microfoni, si assume le sue responsabilità, ci mette la faccia, eh? Dice, colpa mia, ragazzi, non dico, ho sbagliato io, mi assumo io tutte le mie responsabilità. Pirlo ha fatto da scudo umano a quella squadra, all'eliminazione, eh? Attenzione, questo è mica da poco. Allegri non si è nemmeno degnato di dire, chiedo scusa, una brutta prestazione, tipo... Allegri si limita a dire, chi va allo stadio, o applaude o fischia, a seconda di quello che... No, mister, ehi! Abbiamo preso tre pappine a Villarreal. Cioè, il discorso che facevo prima, va bene, se 70 minuti c'è una squadra in campo, se perdi 1-0 ti dico anche, oh Dio buono, abbiamo attaccato tutto il tempo, poi l'episodio di rigore abbiamo perso 1-0. No, perché dopo, in quei 15 minuti sciolti come neve al sole, abbiamo preso altre due. È questo che mi fa ancora più incazzare, e questo sarà il punto focale del video. Quello che mi ha fatto girare i coglioni di Allegri, e la risposta è, attenzione, perché mi sono scritto testuali parole. Il giornalista gli chiede,
Il bilancio per i tifosi è deludente. Vedere la Juve fuori dagli ottavi con il Villarreal, appunto, è una cosa che delude i tifosi. Cosa serve per salvare la stagione? Allegri qua non gli fa nemmeno finire la domanda e dice, testuali parole, se si ha disonestà intellettuale si legge in un modo, se si guarda la realtà si legge in un altro. No, mister, attenzione, io sono tifoso della Juventus. Sono grandissimo tifoso della Juventus. Per me il bilancio della Juventus che esce agli ottavi col Villarreal è super, mega, iper deludente. È fallimentare per forza di cose. Sono disonesto intellettualmente. Facciamo così. Secondo la lettura di Allegri sono disonesto intellettualmente. Poi non ho idea di cosa potesse intendere, volesse intendere. Qualcuno mi ha detto no, si riferisce ai giornalisti, no, si riferisce a questo, no, si riferisce a quello. Io, per come l'ho interpretata io, sento un Allegri che dice che pare fallimento lato Champions, non lato stagionale, è lato Champions, uscita col Villarreal agli ottavi, è disonesto intellettualmente. Ma perché? Ma per quale motivo? Io sono delusissimo e lo considero un grandissimo fallimento. Eppure non mi sento disonesto intellettualmente. Assolutamente no. Ma proprio l'ultima delle cose. Se poi questa è la verità, guarda, l'accetto. Sono disonesto intellettualmente perché, per quanto mi riguarda, la Juventus che esce agli ottavi di finale col Villarreal è un fallimento. Poi, va bene, sarò disonesto. Poi giustamente dice, prima di fare il funerale, aspettate perché abbiamo altri obiettivi da conquistare. Sì, però, mister, io che sono sempre stato uno che ti ha dato le possibilità, dato che la stagione inizia in modo strano, la prepari con Ronaldo, Ronaldo va via, e succede questo, e succede quello, e partiamo male, però poi ci riminchiamo, e poi mancava qualcosa alla squadra, e appunto è intervenuta la dirigenza a gennaio facendo il mercato. Sì, ma adesso gli alibi sono finiti. Sì, ma adesso il tempo è passato. Adesso è ora di raccogliere i frutti del lavoro, perché lo stesso Massimiliano Allegri l'anno scorso a Sky ti dice arrivi a un certo punto che la squadra è quella, cioè non è che se è malata e allora guarisce, no, se è malata è cronica a un certo punto della stagione. E quindi siamo cronici, e quindi siamo semplicemente cronici, o certe cose funzionano solo quando non sei tu l'allenatore, e quando sei tu l'allenatore funzionano al contrario. Perché Allegri, secondo me, è sempre stato molto bravo nelle conferenze stampa, nelle dichiarazioni, nella comunicazione. Però ieri sera mi sarebbe piaciuto, dopo un'umiliazione, perché io mi sono sentito veramente umiliato ad aver perso 3-0 contro il Villarreal, che andasse avanti ai microfoni e dicesse, oh ragazzi, vi chiedo scusa, stasera non siamo stati all'altezza, ci abbiamo provato, perché ci abbiamo provato, abbiamo fatto una buona partita, però abbiamo fatto una figuraccia, vi chiedo scusa. E invece no, invece no. Invece dice che è disonesto intellettualmente chi pensa che sia stata fatta una figuraccia. Questo per me non esiste, questo per me non può esistere. Poi dice, non è che perché ci chiamiamo Juventus dobbiamo vincere per forza, lavoriamo per vincere, che è diverso. Ma allora ti dico, e invece sì, proprio perché siamo la Juventus, dobbiamo certo lavorare per vincere. Ma quando succedono queste cose qui, e soprattutto con tutte le premesse che facevamo prima, un allenatore che ha uno status guadagnato sul campo, giustamente, cui viene riconosciuto uno stipendio elevato, perché sì, sì, perché se Sarri mi paga e Sarri non viene considerato all'altezza perché non ha mai allenato le squadre così alte, e Pirlo mi paga e non viene considerato all'altezza perché è un allenatore esordiente, un Allegri che invece queste cose le ha già fatte e mi esce nella maniera peggiore con un passivo di 3-0 in casa negli ultimi 15 minuti, non sono un disonesto intellettualmente se penso che sia stato un fallimento. Delle due il contrario, se non lo considero un fallimento sono disonesto intellettualmente. Queste cose proprio non mi sono per niente piaciute. E con un allenatore così e una squadra così, data in mano a un allenatore così, che considero capace, uscire è ancora peggio. È ancora peggio. E allora sì, siamo la Juventus e lavoriamo per vincere. E bisogna provare a vincere. E non si può uscire col Villarreal con un passivo di 3-0. Non si può. Non si può. A fine anno faremo le valutazioni. In Europa ci sono 10 squadre di livello superiore a Juve. Io qua posso anche essere d'accordo. Ma tra queste 10 squadre non c'è il Villarreal. E sicuramente non c'è il Villarreal che ti dà 3-0 in casa tua. No, non esiste. Allegri dice, io so il valore della squadra. Ai ragazzi non ho da rimproverare niente. Valuto quello che ho in mano. Cioè? Cioè il Villarreal è meglio? Cioè fatemi capire. Quindi il Villarreal è meglio? A me non pare, poi magari mi sbaglio io, perché ieri sera io ho continuato a ripetere per tutto il video, vi chiedo scusa, non ci ho capito niente di questa squadra, ma per un motivo, se mi avessero detto nel primo tempo la Juventus va in campo e domina il Villarreal creando più occasioni, andando molte più volte vicino al gol di lei che non tira mai in porta, andando anche sul dominio territoriale del possesso palla, andando ad aggredire altro, ad aggredirlo alto,
col Villarreal che stava 11 dietro la linea del pallone. Non ci avrei mai creduto. Ma mai ci avrei creduto, per quello che dicevo prima, non siamo in grado di farle queste partite, non abbiamo mai fatte, le facciamo in un ottavo di finale di Champions al ritorno? Ma no, ma non ci avrei mai creduto, perché da Allegri cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti da Allegri? Per quello che vi dico non me lo sarei mai aspettato, non ci ho capito niente, cosa ti aspetti da Allegri? Che ti faccia la partita del dominio sugli avversari? Quest'anno, vi parlo di quest'anno qui. Non degli altri, quest'anno qui, perché è questo che va preso in considerazione. L'altro è passato, questo è il presente e bisogna costruire il futuro. Quest'anno qui, in tutta la stagione, abbiamo sempre fatto il contrario di quello che abbiamo fatto ieri sera. Ed Allegri, mi aspetto da un allenatore come Allegri, con lo status bla 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 bla, una squadra che rimane nella partita, una squadra solida, una squadra concentrata. Perché se negli ultimi due anni gli allenatori hanno pagato perché non sono stati in grado di dare questo alla Juve, e vai a prendere Allegri perché invece in passato è stato in grado di dare questo alla Juve, Allegri me lo deve dare ancora. Me lo deve dare ancora. Ragazzi, te lo deve dare ancora. E allora come puoi salvare questa serata? Allegri spesso e volentieri ha fatto la partita che hanno fatto loro. E spesso e volentieri è stato massacrato perché ha fatto quella partita lì. Del Villarreal, spesso e volentieri in questa stagione Allegri è stato massacrato perché ha fatto la stessa identica partita del Villarreal. Io oggi faccio i complimenti a Unai Emery, che vanno nella top 8 dell'Europa che conta, con, lo ribadisco ragazzi, non me ne vogliate, per quanto mi riguarda una squadraccia che ieri sera ha giocato la provinciale, però ha funzionato, ha giocato la provinciale, ha funzionato, ha vinto loro, c'è stato l'episodio? Sì, c'è stato l'episodio, portato a loro favore, ha vinto loro 3-0, da quell'episodio lì effetto domino vanno 3-0. Noi non siamo stati in grado di fare la partita perché noi non la sappiamo fare quella partita. E allora ci reinventiamo in questo momento la stagione. Dopo un anno che diciamo che abbiamo dei limiti, che c'era della difficoltà, che ci mettiamo... Perché le palle che devi dare a Vlahovic, io non voglio mica chissà quali ritmi, ma a un certo punto, ragazzi, avevamo solo lo sbocco sull'esterno. Solo sull'esterno. Io... Non voglio parlare dei cambi, perché Allegri poi in conferenza ha spiegato, guarda, non tutti erano a posto, quindi non so nemmeno se era Dybala. Io, ovvio, nella mia ignoranza, non sapendo le condizioni di Dybala, Dybala lo buttavo dentro ben prima del gol dell'1-0 Villarreal, perché lì mancava qualcosa, ragazzi, mancava qualcosa nel centro nevralgico del gioco, perché Arthur ha sempre fatto pita pitella col pallone tutta sera, siamo andati sempre in orizzontale per sviluppare sugli esterni e andare al cross, è ok. E una volta non va bene, e una volta becchi la traversa, e una volta il portiere si supera, e devi cambiare spartito. A un certo punto, se loro ti prendono le misure, loro dopo non capiscono come fare, e allora manca qualità in mezzo, mancava la fantasia in mezzo. Dybala, Bernardeschi, Locatelli tra le linee, non lo so, però qualcosa bisognava cambiare, ragazzi. Lì tra le linee, tra la loro linea di difesa, la loro di centrocampo, ragazzi, cioè, sembra... è come assaggiare la pasta, senti che manca il sale. Se senti che manca il sale nella pasta, cosa fai? Continui a farla bollire sperando che vada a salarsi o ci metti il sale? E ieri sera non ci abbiamo messo il sale e abbiamo continuato con questo spartito e continua con questo spartito e continua con questo spartito, che non è un discorso di cambi, io ribadisco, io Dybala avrei messo anche 10 minuti prima, però qualcosa bisogna cambiare quando vedi che a un certo punto non funziona più, perché sennò i palloni a Vlahovic non ci arrivano, che non pretendo il gioco, ma pretendo che ci arrivino, anzi esigo che ci arrivino i palloni a Vlahovic, che se no perché l'hai preso? Per farlo fare a sportellate e basta? No, Vlahovic l'hai preso per darti anche un'opportunità in più in Champions contro un avversario che era abbordabile come il Villarreal, che con Vlahovic doveva diventare ancora più abbordabile, perché non dimentichiamoci mai che noi in tutta questa partita dopo 30 secondi all'andata eravamo in vantaggio, 1-0, 30 secondi, finisci i 180 segnando un gol, quello secondo me è una cosa abbastanza imbarazzante, E per quanto mi riguarda è una cosa abbastanza imbarazzante e non mi sento disonesto intellettualmente a dirlo, ribadisco, mi sentirei molto più disonesto intellettualmente a dire il contrario, e cioè ad accettare e dire, oh vabbè ragazzi, abbiamo fatto un gol dopo 30 secondi, poi non l'abbiamo più fatto, però abbiamo giocato bene il primo tempo e quindi meritavamo di stare dentro la Champions noi. No, io analizzo che tu prendi un gol e c'è l'imprevisto, e Allegri ci ha parlato tante volte di questo imprevisto, e non siamo riusciti a gestirlo, che è l'unica cosa davvero che chiedo ad Allegri, che è questa, perché da Allegri chiedi questo,
una squadra che rimane nelle partite, che gestisce gli imprevisti, che lo accetta, che poi succede, vai sotto, succede, proviamo a farlo, invece no. Invece sgretolati, proprio prendi un pacchetto di crackers, lo triti e ottieni la Juventus dopo il gol dell'1-0. E se non siamo forti mentalmente, ragazzi, questa roba te la deve dare l'allenatore, eh? Come Allegri è stato bravo a darcela 5, 6, 6, non mi ricordo neanche più quanti anni fa, nel 2014, sono passati ormai nel 2014, era stato bravo a dartela, e adesso ha detto non è stato bravo a dartela. Cioè non è che puoi rimanere attaccato al fatto che però un'altra volta nella prima gestione, ma nella prima gestione mi frega niente, è rimasta lì. E sapete tutti come la penso di Allegri, di quanto mi sia piaciuto nella prima gestione, però rimane lì, eh. Cioè il Massimiliano Allegri, quello lì, Massimiliano Allegri, questo qui, per me sono due persone diverse adesso, eh. E questo che abbiamo preso è un allenatore con un curriculum, ma che non è Massimiliano Allegri, perché ancora una volta deve dimostrare, non è che si può vivere nel passato, ragazzi, non si può vivere nel passato, eh. E queste partite qui Massimiliano Allegri non le aveva mai sbagliate così tanto, così male. Questo è il primo grande fallimento di Allegri in Champions con la Juve, perché a Berlino puoi perdere, col Bayern puoi uscire, anche lì l'episodio di Evra se vogliamo, ma puoi uscire, gli episodi di rigori, quello che vuoi, fuori giochi, a Cardiff puoi perdere purtroppo, con Real anche lì, ma sono sempre i rigori ragazzi, sono sempre quelle cose lì che ti fregano, i dettagli, va bene, ok, esci ancora il Real. Ribadisco, l'Ajax, volete metterci l'Ajax nel calderone? Mettiamoci l'Ajax nel calderone. Allora la seconda, se non è la prima è la seconda, ma quella di ieri veramente, come possiamo non definirlo fallimento? Come possiamo questa Champions non definirla fallimento? Ma in quale mondo? Che poi non sarà una stagione fallimentare, me lo auguro, mi auguro di vincere lo scudetto, non ci credo, ma me lo auguro per ridare quella fiducia che ieri sera Allegri si è portato via. Perché ieri sera Allegri una parte della mia fiducia se l'è portata via. E nella conferenza stampa un'altra parte. E davvero non so cosa sia peggio nella partita in cui ci sgretoliamo come neve al sole, nell'unica cosa che chiedo alla Juventus di Allegri, cioè non farsi gol da sole, rimanere dentro le partite concentrata con una forza psicologica maggiore rispetto agli avversari, o disonesta intellettualmente se consideri questo un fallimento. Ragazzi, l'ho ripetuto 100 volte, oh non mi va giù, eh. Non mi va giù una frase del genere delle conferenze stampa. Non mi va giù. Cioè, non mi va giù. Non mi va giù. Ribadisco che a me importa il risultato, non come arriva. La qualità del gioco, la bellezza del gioco. Mettetela da parte per quanto mi riguarda. Il Villarreal si è difeso anche 11 dietro la linea del pallone, eh? Per tanti momenti della partita. Sono passati loro. Se devo stare qui a dirvi che sono felice per i 4-5 palle gol del primo tempo... Ragazzi, è utile come una forchetta per mangiare il brodo, eh? Alla fine sono passati loro. Cioè, chi se ne frega se sono stati 11 torni al pallone per larghi tratti. Non si può. Cioè, poi... Cioè, la cosa che rimane è che hai perso 0-3. Rimane che hai perso 0-3. È l'unica cosa che ti rimane oggi. D'Allegri, non chiedo le prestazioni, chiedo tutto il resto. E allora Allegri non mi può andare in conferenza stampa poi a parlarmi di prestazione fatta bene quando il risultato è 0-3 per quegli altri. Storicamente è sempre stato il contrario, ma ci rendiamo conto? E mi tocca sentire che sono disonesto se penso che sia un fallimento? Che si è ribaltato il mondo. Allegri che fa la prestazione, perde per gli episodi e mi dice che però la prestazione è stata fatta bene. Ma dove siamo? Ma che cos'è? Scherzi a parte? E al contrario, ma è tutto il mondo ribaltato. Detto questo, detto tutte queste cose, cambiamo allenatore? Vabbè, cambiamolo. Per me è un punto che ribadirò sempre. L'allenatore può essere chi volete, Topolino, Pippo, Paperino, Pikachu, chi volete. Però se in 3 anni siamo usciti con 3 allenatori diversi, per quanto mi riguarda, giunti a questo punto, in 3 anni così, invece ancora che insistere su quella roba lì, io andrei ad analizzare le costanti piuttosto che i mister. Però questa è la mia idea e vi lascio con questo spunto di riflessione. Fatemi un po' sapere anche le vostre qui sotto. Ve l'avevo detto, era un video lungo ragazzi, ma c'erano troppe cose da dire. Scusate, ho alzato un po' la voce, ma ogni tanto... Sfogarsi ci sta, se non ti sfoghi in queste serate qua, in queste post serate qua, in questi momenti qua decisivi, non so quando lo fai. Un abbraccio, forza Juve, oggi ancora di più di ieri.